sono morti moltissime persone. Cencelli valutava in 2000 morti quelli previsti. Di fronte a questo sacrificio lui si espresse testualmente: la conquista di Montegrappa ne ha voluti molti di più, quindi la conquista di un territorio ben vale la pena di questi 1000-2000 morti, ma i morti sono stati indubbiamente di più se si tiene conto della infezione malarica che qui tempestava coloro che venivano a lavorare, a risiedere nell'Agropontino. Quindi io calcolo che non meno di 5000 siano le persone decedute per motivi dell'infezione malarica. Il costo umano di questa impresa non appare in nessun bilancio. Per mancanza di statistiche non si possono azzardare cifre in base alle testimonianze. La bonifica è costata quanto un'operazione bellica. Fu come se i 140.000 ettari dell'Agro si fossero conquistati con una battaglia cruenta combattuta da fanti e da fanti disarmati. Gli italiani che il giorno dell'inaugurazione di Littoria ascoltarono il discorso di Mussolini pensarono che si trattasse di una metafora quando disse: è qui che abbiamo condotto e condurremo delle vere operazioni di guerra. Era invece una triste realtà.